Italian Summer Edition, non a caso, perché stavo dicendo prima, vieni a salutarvi tutti quanti. Se vi siete persi magari in questi giorni, stando al mare, stando con l'amorosa che vi rompe le scatole appena prendete in mano il cellulare, probabilmente avrete perso un po' i post di Alessandro e di Blacky, che secondo me sono super bullish su quello che è il panorama italiano del settore cripto. Secondo me una notizia straordinaria per tutti quanti noi. Blacky, se vuoi raccontacela tu, così insomma sei in assoluto quello che ha portato avanti questo discorso, e poi vi lasciamo la parola anche ad Alessandro. Anzi, fateci sapere se verrà il terzo ragazzo, che se non sbaglio si chiama Idrocortisone, che è uno tra gli handle più belli dopo quello di Alan. Alan non si tocca, Alan che in realtà è Daniel, cioè proprio questo qua, l'handle bellissimo. Insomma, dici un po', Blacky. Si chiama proprio Idrocortisone, Nitro per gli amici. Niente, allora, se ve lo siete persi, io, Ale e Idrocortisone stiamo scrivendo la seconda edizione di Mastering Ethereum, che, diciamo, se vivete sotto una roccia, è il libro di Andreas Antonopoulos, il secondo libro di Andreas. E niente, quindi ora, se vogliamo racconto tutta la storia, anche se l'ho messa nel post, se vogliamo facciamo domande, come vogliamo continuare. Cioè, allora, innanzitutto diciamo, ragazzi, conosciamo tutti Andreas Antonopoulos, ovviamente quello che forse ha rancimpillato più persone nella storia e uno dei primissimi comprensibili che ha spiegato Bitcoin. Una leggenda. E non so se ci rendiamo conto della bullishness di questa news. Cioè, è una roba clamorosa, cioè è una roba assurda. Io quando ho realizzato, mi sono dovuto fermare qualche minuto su questa cosa. Del libro avrà... tra quinti dei nomi sul libro saranno italiani, quindi ci sarà Andreas Antonopoulos, Gavin Wood, me, Ale e Nicolò, quindi tre quinti del libro sarà italiano. Ma brutto! Grandi ragazzi! Socia, ma Blacky, come hai fatto? Come avete fatto? Allora, cioè, non so se vi ricordate, ma ne avevamo parlato anche sul pub e avevo messo anche una foto qua su Twitter di me e Andreas, ma tipo era novembre, sono andato a Glasgow e ho preso una birretta o due con Andreas e siamo stati là a parlare. Non era pianificato di iniziare qualcosa del genere, però in mente qualcosa ce l'avevo, perché avevo fatto una chiamata qualche giorno prima sempre con Andreas e altre persone e più o meno avevo iniziato a parlare di Mastering Ethereum e non avevo ricevuto risposte troppo complete. Quindi quando stavamo dal vivo, dopo un po' di birrette e altri discorsi, ho detto vabbè, ma perché non lo updati? Perché figo, bello, però un po' vecchio, cioè non è ancora proof of work, sarebbe bello avere una roba nuova per i nuovi entrati. E lui mi ha detto che non poteva, quindi gli ho detto guarda, io lavoro nel settore, gli ho spiegato cosa faccio, diciamo gli ho parlato bene del mio lavoro e lui mi ha detto sono molto interessato a darti la possibilità di continuare, cioè di fare l'update al libro. Quindi io in realtà credevo che sarebbe più o meno finita là, cioè nel senso non credevo, magari sì, credevo che 3 settimane avrei avuto una risposta e poi di continuare da lì. Invece lui ha preso la mia mail e in meno di 24 ore ero già in contatto con l'editor O'Reilly. E quindi in 24 ore, entro 24 ore avevo anche scritto già ad Ale, perché avevo già in mente di chiedere a lui se Andreas avesse accettato. E quindi dopo 24 ore da quelle birrette stavamo già in contatto con O'Reilly. Già stavamo creando il team per scriverlo, che è stata una velocità che non mi aspettavo. Quindi mi aspettavo qualcosa di molto più lento all'italiana. Invece Andreas è stato velocissimo nel mettere tutto in contatto. E niente, poi abbiamo iniziato a parlare con l'editor. L'editor mi ha chiesto di completare il team, quindi ho cercato varie persone. Volevo già convincere Idrocortisone, però mi aveva detto più volte no, perché non gli andava di scrivere. Dopo un po' lo sono riuscito a convincere, quindi abbiamo formato il team completo. E niente, poi abbiamo convinto l'editor che eravamo le persone giuste per poter fare questo lavoro, abbiamo iniziato a spiegare cosa avremmo cambiato, fare la nostra proposal, che poi è stata accettata, credo per febbraio, forse un pelino prima, comunque più o meno fine gennaio, inizio febbraio, e da lì abbiamo iniziato a scriverlo. Socia Blacky, guarda, ripeto, questa cosa è clamorosa, ma poi la cosa bella è il fatto che tu abbia avuto il coraggio anche di proporti, di chiedere questa cosa. E
Cioè, ma è così di brutto, cioè, fantastico. Chi non risica non rosica, hai troppo ragione. E a questo punto voglio sentire anche Ale, cioè Ale, che cosa hai detto quando ti è arrivata questo messaggino da Blacky, questa call diretta? Cosa hai pensato? Di fatto a me la storia è arrivata proprio come l'ha raccontata lui adesso, ma qualche mese fa, no? Semplicemente un po' in anticipo. E all'inizio si trattava di una sorta di soft confirmation, nel senso che Andreas aveva l'intenzione di fare questa cosa qui e dava una sorta di lascia passare, che chiaramente, insomma, essendo l'autore del libro era piuttosto importante, però non avevamo la conferma definitiva, quindi già lì comunque l'idea era veramente eclatante, cioè assurdo, soprattutto perché penso per la maggior parte delle persone in questo settore, ma per me personalmente i libri di Andreas, in particolar modo prima Mastering Bitcoin e poi lo stesso Mastering Ethereum, sono stati proprio fondamentali, perché sicuramente sono il punto d'ingresso per la maggior parte di persone che vogliono cercare di approfondire un minimo come funziona tutto questo mondo, no? Sono talmente importanti che alla fine, se uno va a cercare su Google, diciamo, i libri di questo settore, cioè troverà per primo Mastering Bitcoin, e poi se vuole cercare qualcosa per Ethereum trova anche Mastering Ethereum. Quindi stiamo parlando di questo calibro di libri, quindi la portata è gigantesca, proprio secondo me per questo motivo qui, perché non è quel libro che dici vabbè, lo scrivo, ci metto chiaramente tutta la qualità, lo faccio al meglio delle mie capacità, però poi è un libro che parte da zero. Qui stiamo parlando di libri che partono, cioè, veramente dal top, no? E infatti è anche allo stesso tempo una sorta di sfida, cioè quella di mantenere alta questa qualità e continuare, no, a portarla avanti senza quasi far sentire al lettore il cambiamento degli autori, o comunque non il cambiamento, perché chiaramente è più un'evoluzione, ecco, degli autori, che da due passano a cinque, proprio per il fatto che comunque la prima edizione l'hanno scritta loro e ci sono comunque alcune parti di quel libro che sono tutt'oggi corrette. Quindi, ecco, secondo me è una notizia veramente meravigliosa, cioè sin da quando l'ho presa, che me l'ha raccontata Blacky così, che me l'ha proposta, sino poi al momento in cui, insomma, l'abbiamo annunciato pochi giorni fa. No, e Ale, guarda, per me la cosa, scusate, la cosa interessante, tra l'altro, è che noi adesso siamo qua a celebrare voi che avete, insomma, che avete raggiunto questa milestone, questa davvero questa achievement incredibile, ma c'è da dire una cosa, che in realtà Antonopoulos ha avuto un culo pazzesco a trovare voi tra tutti quelli che avrebbe potuto trovare, e il fatto, no, che, no, come diceva Blacky adesso, i tre quinti, no, che saranno gli autori del libro italiani, cioè è una cosa che a me personalmente rende molto orgoglioso, e non ho dubbi che farete un lavoro eccezionale. E a questo punto ho una domanda per Blacky, perché, no, quello che capiterebbe a me, no, all'inizio, no, eccitatissimo, carichissimo, vecchio, figata pazzesca, il secondo pensiero è: oh merda, riuscirò a essere, tra virgolette, all'altezza? E Blacky, tu hai avuto questo pensiero, come, insomma, comunque è una bella responsabilità, anche, insomma, una bella responsabilità da sentirsi, come te la senti? Allora, sì, cioè quando gliel'ho proposto ero gasato, poi quando ha accettato mi sono un po' cagato sotto, ho detto ok, ora devo effettivamente scrivere, è una bella responsabilità. Prima di proporglielo in realtà ho provato a convincere lui tipo mille volte a scriverlo, perché indipendentemente da quanto possiamo fare bene il lavoro, anche perché, come ha detto Ale, la maniera di scrivere di Andreas e il mantenere il filologico che aveva dato è una cosa che noi non potremo mai raggiungere, proprio perché una parte del libro sembrerà ancora scritta a lui, non potremo mai essere al 100% come lui nella scrittura. E quindi un secondo che mi si sta rompendo la vent... Ok, perfetto. Niente, dicevo... Tranquillo. No, e su questo voglio dire brevissimo che in realtà sarà bello anche metterci del vostro, comunque, cioè giustissimo mantenere, no, il suo stile, ma sono sicuro che, cioè, io direi davvero osate a questo punto. Sì, sì, no, ma... Cioè fate come fate, che farete alla grandissima, cacchio. Io ho provato a convincere lui perché il suo stile è, diciamo, funziona, abbiamo visto negli anni che funziona, e quindi il mio obiettivo per il libro, più che metterci il nome, era quello di fare il libro migliore che potesse arrivare poi ai lettori finali, quindi
magari chi entra tra 3 anni, magari 3 anni no, perché potrebbe diventare di nuovo obsoleto, però tra un anno, quando esce il libro, chi entra nel mercato vuole sapere cos'è Ethereum, avere il prodotto finale migliore. Ero convinto e tuttora sono convinto che in realtà Andreas potrebbe fare il lavoro migliore rispetto a chiunque altro. Quando poi ho visto che lui non voleva farlo, ho pensato: ok, voglio davvero avere questo risultato, credo di poterlo fare, non credo di poterlo fare da solo, quindi da subito gli ho detto: ho bisogno di un team, però credo di poterlo fare, quindi ho detto: ok, mi prendo questa responsabilità e proviamoci. Tra l'altro, Prego, prego. secondo me è importante un attimo sottolineare qual è il pubblico e l'obiettivo a cui è rivolto tipicamente un libro come Mastering Ethereum, che poi è lo stesso, è analogo di quello relativo a Mastering Bitcoin, perché giustamente poi uno vede il libro, sicuramente capisce che parla di Ethereum, però è importante proprio capire a chi è rivolto. C'è un libro come Mastering Ethereum, per come la vedo io, e per come la vediamo noi in realtà, perché ovviamente ne abbiamo discusso, è un libro che è adatto a tutti. Cioè, l'obiettivo di Mastering Ethereum è quello di fornire, adesso chiaramente dico l'obiettivo, sarà nostro onore e compito cercare di mantenere questa qualità, ma l'obiettivo finale è quello di avere un libro la cui qualità è la massima che una persona può trovare per accedere al mondo di Ethereum. Che non vuol dire che una volta che hai finito di leggerlo diventi la persona più esperta che esista su Ethereum, ti mancheranno molte componenti, soprattutto tecniche, quindi non diventi uno sviluppatore, per intenderci, non diventi neanche un ricercatore, però ti fornisce tutti quegli strumenti innanzitutto per comprendere quello che ti serve per poter eventualmente, se lo desiderai, approfondire ancora di più, quindi hai gli strumenti di partenza per poi studiare e le basi anche per l'evoluzione, quindi è vero che sicuramente fra 5 anni potrebbe diventare di nuovo obsoleto e servirà la terza versione, però è anche allo stesso tempo vero che se hai letto questa versione qui, un po' come la versione numero 1, cioè se voi avete letto la versione numero 1 di Mastering Ethereum e guardate oggi il protocollo di Ethereum, è cambiato molto, però fo ti fornisce le basi per comprendere Ethereum di adesso. Chiaro, ci devi mettere del lavoro perché ci sono cose non scritte sul libro, ma quel libro ti fornisce le basi per poi entrare e non doverti più appoggiare a un libro come quello perché l'hai già letto. Quindi, se per dire, chiaramente se avete letto la versione numero 1, leggetevi anche la versione numero 2, però in realtà con la versione numero 1 voi potreste tranquillamente fare a meno della versione numero 2 e così con la versione numero 2 l'obiettivo è che una persona potrebbe fare a meno della versione numero 3 perché ti fornisce gli strumenti. Quindi è questo l'obiettivo, cioè proprio fornirti gli strumenti essenziali per poter approfondire poi, se vorrai, ancora di più. Ecco, ragazzi, su questo, perché mi piace molto questo incipit che hai fatto, Ale, sul no, chiarire bene a chi è rivolto questo libro. E si può dire, ci potete dire già anche come avete intenzione di impostarlo, cioè quali sono le cose sulle quali pensate di mettere l'accento o che filo dare. Avete già fatto un brainstorming su come avete già addirittura magari un piano su come fare, avete addirittura già iniziato a scriverlo forse, o insomma, sono curioso di capire Allora, dov'è che mettereste sì, l'accento no, adesso. l'accento iniziale l'avevamo già messo nella proposta, perché la proposta è molto completa, quella di O'Reilly, non devi solo dire lo voglio scrivere, devi dire tutto, quindi devi dire, devi dare ad esempio l'indice con tutti i capitoli, i sottocapitoli, che comunque era, non ricordo Ale se ti ricordi quanto era grosso, ma forse era 3-4 pagine di Google Docs, solo l'indice. Poi c'era, ti chiedono tantissime, cioè tipo c'è un Google Docs da 15-16 pagine che devi compilare, devi scrivere tantissime informazioni. Fun fact, quello di il primo di Mastering Bitcoin che Andreas aveva mandato a O'Reilly a caso, perché lui non aveva mai avuto contatti con loro, era tipo di 50 pagine. Quindi lui ha detto che proviamolo, mi piace O'Reilly, e ha mandato una proposta senza conoscerli di 50 pagine e gliel'hanno accettata. E quindi sì, abbiamo già dato l'accento, abbiamo deciso cosa cambiare. Ovviamente poi quando lo vai a scrivere capisci se avevi fatto bene oppure no, e quindi stiamo ancora cambiando quello che avevamo deciso nell'indice. Lo stiamo già scrivendo, abbiamo 5
capitoli pronti, però ne stiamo scrivendo anche altri, quindi arriveremo tra un anno ad avere tutti e 17 capitoli finiti. E molti capitoli sono nuovi o molto cambiati, proprio perché Ethereum è cambiato molto. Alcuni, tipo i primi, che comunque toccano le basi di Ethereum, saranno molto simili, però tantissimi capitoli saranno diversi. Proprio uno nuovo che serviva. In realtà no, esisteva già, però era praticamente vuoto. Era quello del consenso, perché il consenso di Ethereum era molto simile a quello di Bitcoin, e quindi, siccome Andreas lo aveva già spiegato in Mastering Bitcoin, quello di Mastering Ethereum era abbastanza piccolo. Invece adesso il consensus di Ethereum non solo è nuovo, ma è molto complesso, e quindi quel capitolo, per esempio, è molto grande e ci ha richiesto molto tempo. Quello è uno dei capitoli finiti. E là soprattutto vedrete il nostro, di quello che abbiamo cambiato rispetto a quello che c'era e il lavoro che c'è stato dietro la scrittura di questi capitoli. Cavolo, bellissimo. Quindi anche, insomma, no, immagino che anche mettersi lì a mettere giù, no, i capitoli, anche appunto da un punto di vista umano, sia, insomma, sia stato un processo davvero, davvero interessante da fare. E l'altra cosa che mi chiedo, voi vi siete detti, cioè, no, Ethereum è in costante evoluzione. Allora, vi siete detti, va bene, noi ci fermiamo qui e da qui, no, e diciamo raccontiamo quello che è successo prima, o vi, insomma, pensate che nel prossimo anno aggiungerete cose che magari adesso non vi sono venute in mente, oppure vi sembra che questo sia no, un procedimento forse addirittura troppo grande da fare? Cosa ne pensate? Cosa dici, Ale? Dunque, questa è un'ottima domanda e tra l'altro collegandomi un attimo anche quella di prima per chiudere il discorso, secondo me il libro è impostato nella seguente modalità. È adatto a tutti, alcune parti sono più complesse, ma è sempre possibile skippare le parti complesse se, diciamo, non si ha la testa, per esempio, non so, lo sto leggendo di sera prima di andare a dormire, posso comprendere che alcune parti non siano proprio adatte, le posso saltare. E comunque la comprensione ti resta del ragionamento. È chiaro che poi, se le vuoi approfondire, devi leggertele, però l'idea è proprio quella di fornire un po' come è lo stile, secondo me, di questi libri, di fornirti la possibilità sia di approfondire che di poter saltare alcune parti più complesse nel momento in cui preferisci saltarle perché ti ritieni a un livello un pochino più entry level. Per quanto concerne dove ci fermiamo, sì, questa è un'ottima domanda perché, per dire. Adesso c'è già in programma, no, il prossimo hard fork di Ethereum che è Pectra e per alcune cose fortunatamente è come se ci potessimo fermare qui. Dopodiché, che è tipo il consenso che è in costante evoluzione, lo abbiamo congelato allo stato attuale. È chiaro che io in realtà personalmente, proprio questo è il mio parere personale, non mi aspetto che da qui all'anno prossimo cambi, però sono in studio dei cambiamenti e sicuramente prima o poi cambierà. Ma ripeto, come dicevo prima, comunque le basi le avrai, quindi se anche dovesse cambiare, intanto non sarà un cambiamento radicale come lo è stato con il The Merge, e di conseguenza gli strumenti li potrai avere chiaramente. Per quanto riguarda invece alcune altre parti, tipo adesso mi viene in mente l'Ethereum Virtual Machine, che sono cambiate all'interno di questo hard fork Pectra, che ancora non è live, ma andrà live alla fine dell'anno, o comunque nei primi mesi dell'anno prossimo, quindi in teoria quando noi ce ne usciamo col libro Pectra c'è già. Quelle parti, secondo me, alcune verranno incluse perché esistono, anche se non sono live, esistono tutte le specie. Quantomeno ci sarà, capito, un'aggiunta di questo tipo, però è ovvio che comunque le altre parti vengono congelate ad oggi. Beh, ragazzi, direi che assolutamente ci è mancato un sacco già questa prima parte, però secondo me, no, poi non lo so se potete parlarne fino a dove vi potete spingere, quindi fate assolutamente voi tranquillamente, però diteci un poco, no? Cioè, Becky, dici un po' qual è il modo, no? In che modo si può andare a spiegare un ecosistema così complesso come Ethereum nel 2024, cioè quali sono assolutamente gli argomenti di cui avete necessità di parlare, di dove volete affrontare? Rispetto a quello che c'era nel vecchio libro,
di nuovo ritorno al capitolo più grosso, più complicato, magari non per il lettore perché abbiamo provato a renderlo il più facile possibile, ma più complicato per noi da scrivere è stato quello del consenso, che secondo me era quello più necessario, perché comunque per un lettore base base, come ha detto Ale prima, una volta letto Mastering Ethereum prima edizione, avevi idea di come funzionassero i wallet, come funzionassero le transazioni, cos'era una seed, cos'era Ethereum, anche se poi non era aggiornatissima la descrizione. Quindi avevi una buona idea di tutto, tranne che del consenso. Quindi quello credo che sia il capitolo più importante. L'abbiamo praticamente detto da subito, e da subito sapevamo che sarebbe stato il capitolo da scrivere più complicato. Poi credo che modificare alcuni dei capitoli che esistono adesso sia una parte importante, quindi aggiornarli, come ad esempio, magari se sei uno sviluppatore, per darti le basi per Solidity, quindi stiamo andando a aggiornare i capitoli di Solidity, Viper e della Smart Contract Security, gli Execution Layer. Quindi credo che in realtà il capitolo più importante sia stato e sarà quello del consenso rispetto alla prima edizione. Gli altri capitoli ovviamente saranno importanti a modo loro, però credo che il capitolo del consenso sia nettamente più importante di tutti gli altri capitoli rispetto alla prima edizione. Poi comunque andremo ad aggiungere anche altri capitoli che potrebbero essere skippati, ma saranno molto belli da leggere, tipo le Zero Knowledge Proof, che comunque saranno molto importanti per lo sviluppo di Ethereum, anche se per molti lettori potrebbero non essere così interessanti e così facili da comprendere, anche se proveremo a renderle semplici. Guarda, Blacky, be bellissimo. Tra l'altro mi sembra di aver letto tra i commenti, ho pinnato ragazzi il post in cui Blacky ha annunciato questa notizia allo Space, quindi se volete darci un occhio, dateci un occhio che è molto interessante. E no, mi sembra in una delle risposte che hai dato a qualcuno che ti ha commentato, in cui dicevi che ci sarà da riscrivere quasi il 70, forse addirittura il 75% di tutto il libro, quindi sarà proprio un, insomma, praticamente sì, un libro nuovo, assolutamente. E insomma, questo bellissimo. Io tra l'altro, ragazzi, mi emoziono l'idea, no, che no, siamo qua al pub con no, i due coautori della nuova versione di Mastering Ethereum. Mi sembra insomma una cosa clamorosa, ragazzi. Davvero, grazie di essere venuti stasera, perché insomma, state scrivendo la storia, bellissimo. L'altra cosa che vi volevo chiedere è che no, io parlo sempre per quanto mi riguarda, che quando cerchiamo di spiegare concetti che abbiamo studiato, che abbiamo elaborato, che abbiamo avuto tempo di approfondire e di capire, quando andiamo a scrivere qualcosa che è per qualcuno che magari si sta avvicinando, tendiamo magari a dare delle cose per scontate. Allora, voi vi siete anche preparati da questo punto di vista, magari di far leggere la bozza magari a qualcuno di meno esperto per essere sicuri che sia comprensibile, o pensate che, insomma, questo aspetto come ve lo state gestendo? Ale, vuoi rispondere tu? Sì, questo è chiaramente un ottimo tema, e non solo tra l'altro perché a volte uno può dimenticarsi o dare per scontato alcune cose, ma anche perché talvolta uno scrive e commette proprio degli errori. E quindi abbiamo sia, cioè ci sono due fasi, diciamo, di revisione, c'è la revisione interna tra noi, la revisione dell'editore, che però è più stilistica, e poi invece ci sono i revisori tecnici che prendono proprio i capitoli e danno la loro opinione lasciando feedback ovunque lo ritengano necessario, quindi sia da un punto di vista proprio di errori, che da un punto di vista di grammatica, che da un punto di vista di contenuto. E anche tra i reviewer adesso, secondo me, qui potremo in futuro, non abbiamo ancora, diciamo, non è tutto completato, quindi sicuramente usciranno più dettagli successivamente, però abbiamo una buona lista variegata, il cui obiettivo è quello di avere sia dei reviewer che ci possono garantire un livello di accuratezza molto molto elevato sulla qualità della loro revisione, sia revisioni che invece offrono, secondo me, la
la possibilità di, come dicevi tu, far sì che non ci sia nulla di dato per scontato, o comunque cercando di minimizzarlo il più possibile, in modo che per qualunque tipologia di lettura, di lettore, il libro sia soddisfacente, quindi ci sia la possibilità di leggerlo senza rimanerci male, perché leggere un libro che è troppo complesso, una persona ci rimane male, perché chiaramente non lo riesce ad apprezzare, e quindi bisogna cercare anche di evitare, no, questo aspetto qui. Fun fact. Sì, io infatti mi ricordo con Mastering Bitcoin, a me andò proprio così, la prima volta che ho cercato di leggerlo in realtà, mi sono detto no, questo è ancora troppo complesso, e ho dovuto aspettare diversi mesi, forse più di un anno addirittura alla fine per rileggerlo. E interessante tutti, quello che menzionato. Io l'ho dovuto leggere 3 volte prima di capirlo. No, ma è così, no, ma è poi bello che abbiate menzionato appunto sta cosa, che se uno uno ci rimane male e poi magari appunto non, addirittura non lo va a riprendere, però mi consolo sapere che non sono l'unico ad esserci passato. E poi qualcuno stava dicendo un fun fact che abbiamo, mi piace sempre tanto. Il primo revisore che abbiamo provato a prendere è stato Vitalik, che purtroppo... grande Blacky, subito osiamo. Sì, una volta che ho preso il libro ho detto vabbè, rischiamo di nuovo, purtroppo non può, per motivi che non posso dire, però purtroppo non può. No, Blacky, adesso devi dirci i motivi, come per motivi che non si possono... Interni alla Tiro Foundation, non so dire. Interni alla Tiro Foundation, ci toccherà di invitare Antonio Sanso e chiederlo a lui. molestiamo in privato, molestiamo, mandiamo un DM ad Antonio... Però abbiamo comunque una buona scelta di tech reviewer. Come diceva Ale, abbiamo non solo tech reviewer, abbiamo due tipi di tech reviewer. Abbiamo un tech reviewer che è molto specifico sui capitoli stessi, quindi ad esempio sul capitolo del consenso, una persona che è molto, molto abile nel consenso. Non so se posso dire nomi, quindi ora non li dirò. Capitolo Viper, un'altra persona che è molto specifica su Viper e così via, su tantissimi capitoli. E poi abbiamo altri tech reviewer che leggeranno tutto il libro, quindi non solo ci potranno dire se un pochino stona il fatto che alcuni capitoli siano scritti da qualcuno e altri da altre persone, quindi potrà darci un'idea di quanto sia armonioso il libro in toto, ma anche dirci quanto sia accessibile per nuove persone o comunque per persone non tecniche. Certo, e anche questa curiosità, visto che l'hai menzionato, che è una domanda che volevo farvi, come lo state scrivendo? Cioè vi siete divisi per capitoli a seconda di quanto siete più ferrati o di quanto è più la vostra passione, o scrivete i capitoli insieme o magari ve li revisionate l'un l'altro? E come ve la state gestendo questa cosa, se si può chiedere? Noi poi chiediamo, voi se non potete non ci rispondete, che abbiamo anche altre domande piccanti, ragazzi, questa sera. E non so se vuoi rispondere tu, Ale, o faccio io. Ma come dicevo prima, cioè fondamentalmente utilizziamo un modello molto molto alla Cardano, se vogliamo dire, basato sulla peer review, no? Nel senso che chiaramente ci sono dei capitoli che vengono scritti in autonomia per diverse ragioni. Una sicuramente è quella dove può esserci una maggiore competenza da parte di uno di noi. In secondo luogo anche il fatto che ci siamo resi conto che comunque è tendenzialmente più produttivo utilizzare un approccio del genere, con l'eccezione chiaramente di capitoli dove invece è richiesta la presenza di tutti e tre o comunque di più persone, quindi chiaramente due, dato che non possiamo dividerci in tante combinazioni. In quei capitoli comunque ci sarà una sottodivisione, perché andare a coscrivere proprio la stessa parte è veramente altamente inefficiente. Però poi, a prescindere da chi scrive i capitoli, la peer review è fatta da tutti, quindi il controllo è fatto da tutti, sia sui contenuti, che sono chiaramente la parte più importante, che sulla forma. Anche se poi sulla forma viene rifatto completamente anche da una terza persona. Ho capito, ci sta, chiarissimo, anche perché sennò diventa, no, è un casino. E anche lì io sono curioso, ragazzi, quanto tempo ci state dedicando? Cioè, una cosa, anche lì, no, lo sapete, a me piace molto l'aspetto umano anche dietro questo tipo di vicende. Quindi, siete lì che scrivete, state... Tutto il tempo tu... Cioè, non andate in vacanza, perché no, cazzo, qua devo stare a scrivere. Sicuro un lavoro grosso, quindi anche
perché sia da parte mia che di Ale e di Nico ce la stiamo mettendo tutta, quindi a volte, come detto Ale, controlliamo anche la forma. E a volte magari qualcuno ha finito il capitolo, porto un esempio che è successo una settimana fa, un capitolo era finito e abbiamo avuto una discussione di una, due ore che poi è continuata anche nei commenti di Google Docs, come definire una piccola parte di quel capitolo, perché siamo tre persone che possono avere tre opinioni diverse, quindi dobbiamo capire follia, cioè la discussione nei commenti di Google Docs molestissima, mi immagino ore e ore passate, no, anche su piccoli magari dettagli. Sì, perché poi cerchiamo anche di, non lo so, dare alcune tip, alcuni fun fact, come potete capire che mi piace darli, e quindi a volte bisogna capire se le informazioni che stiamo dando sono rilevanti, se può diventare troppo come informazione, quindi alcune cose potrebbero essere meglio skipparle, quindi sì, è complicato e ci sono tante discussioni nei Google Docs in cui uno dice una cosa, un altro dice un'altra e alla fine poi a volte le risolviamo in chiamata, a volte su Telegram, a volte su Google Docs. Grande. E anche da questo punto di vista vi siete dati un, cioè alla fine per adesso avete risolto tutto amichevolmente, no? Decidendo insieme sia la cosa migliore. L'idea iniziale, che credo continuerà, è di essere sempre d'accordo sulle decisioni, quindi anche se la tua posizione iniziale non era quella che poi verrà presa, continuare a parlarne finché tutti non sono d'accordo con la decisione presa, quindi non c'è un due hanno detto una cosa, uno ha detto un'altra e quindi vince la maggioranza. Cerchiamo sempre di scrivere quello che tutti e tre vogliono scrivere, a volte magari io dico una cosa e non si fa quella, Ale dice una cosa e non si fa quella, però comunque tutti dobbiamo essere d'accordo con quello che andrà scritto e che verrà pubblicato. Cavolo, anche questo, no, bravi, grandi ragazzi, ottimo esempio di, insomma, che non è facile, anche su cose molto più piccole. No, sì, cosa? No, dico, cioè io certe volte sono in disaccordo con me stesso, quindi Ah sì, Wolf, esatto. Mi è capitato molte volte. Ecco, capisci, no? Cioè, no, comunque veramente lavoro fantastico. Io sono veramente affascinato. Tra l'altro, se non sbaglio, ora l'ho letto diverso tempo fa, la prima versione, però se non sbaglio mi pare che finiva con qualcosa insomma, sul futuro di Ethereum, su quello che poteva essere. Ora ditemi se magari confondo, però mi pare ci fosse proprio un capitolo adatto. E secondo me quello lì è una parte, no, che divide un poco, oppure su quella già vi siete messi d'accordo, avete trovato, qual è secondo voi il modo migliore per spiegare quale può essere il futuro di Ethereum, tra l'altro in un periodo anche abbastanza particolare, no, per l'intero ecosistema. Credo che comunque, ora chiederò anche ad Ale, quella parte sia molto inclusa nello scaling di Ethereum, quindi quello è tendenzialmente la parte dove andremo più a definire il futuro possibile, futuro di Ethereum, perché poi potrebbe cambiare. Abbiamo già definito più o meno, abbiamo comunque un'idea molto comune, abbiamo già definito più o meno come la pensiamo, però quando arriveremo effettivamente a quel capitolo vedremo se siamo d'accordo su tutte le robe che andremo a dire. Ale, tu che ci dici invece? Allora, cioè, in questo momento il futuro di Ethereum in termini di capitoli, sto andando a memoria perché adesso ho anche appena cenato, quindi potrei avere delle dimenticanze. Però in un senso stretto, cioè il titolo proprio, il futuro di Ethereum, non c'è come capitolo. O comunque non è in programma, poi chiaramente ancora manca tanto tempo, potrebbe cambiare. Ma non c'è perché appunto l'obiettivo, cioè per spiegarti anche come andrà avanti Ethereum, ci sono degli altri capitoli che hanno comunque l'obiettivo alla fine di darti l'idea di quello che è Ethereum adesso, del perché è così e qual è l'obiettivo a tendere, cioè perché le cose in questo momento funzionano così come sono, perché alcune cose sono state introdotte anche se non è la soluzione definitiva, quindi proprio l'idea è quella di introdurti
il cambiamento di Ethereum verso quello che è il futuro, ricordandoci che comunque Ethereum è un progetto in costante evoluzione, quindi quello che a oggi ci sembra essere l'obiettivo di Ethereum lo è, perché lo è ad oggi, ma chiaramente può cambiare, perché comunque è un ecosistema dinamico, no? Quindi, anzi, se fosse statico sarebbe un bel problema, quindi il fatto che sia dinamico è una delle sue forze, però noi, ripeto, ci dobbiamo focalizzare su quello che è il futuro di Ethereum ad oggi, ed è piuttosto chiaro, quindi secondo me su questo in realtà è difficile avere delle, diciamo, delle grandi divergenze di pensiero, perché le puoi avere su qualcosa di più divisivo, dove devi capire che livello di dettaglio vuoi dare, devi capire quanto vuoi essere neutrale o quanto vuoi sbilanciarti in qualità proprio di scrittore di un libro. Quindi su queste tematiche è più facile avere delle controversie, perché è più facile avere opinioni differenti proprio. E quindi lì l'obiettivo è quello di cercare un po' di capire l'opinione altrui. Dopodiché, comunque, almeno in queste fasi iniziali, è più importante produrre che perdere troppo tempo nel fermarsi a ragionare, perché nel momento in cui poi tu hai tutto pronto, hai tutto il tempo, chiaramente, e lì invece è necessario farlo, perché è comunque necessario farlo, a quel punto soffermarti su ogni punto che non ti torna e trovare la quadra. Sì, verissimo, anche perché immagino poi andando avanti magari alcuni dubbi poi si vanno dissipando poco a poco, quindi diciamo aiuta sempre. Ottimo consiglio, secondo me considerazione che ci hai detto tu adesso, secondo me è uno di quei consigli da tenersi stretti, preziosi, no? Intanto agire, intanto andare avanti e proseguire con idee, poi pian piano, no, andare a risolvere quelli che sono i nodi che si vengono a creare. Io, ragazzi, intanto ho visto che è salito Irinel sul palco e vi ricordo, già aperto, potete fare assolutamente senza alcun problema richiesta per salire sul palco e chiedere un po' a Blake finché possono rimanere, ragazzi, perché non so poi fino a che ora riesco a rimanere, però finché ci sono direi che è un'occasione rara e fantastica quella di parlare con loro di questa opportunità che hanno avuto, straordinaria. Io una domanda, così magari non so se potete dirci o meno, ma per esempio Layer 2, R-Staking, queste robe qui verranno in qualche modo menzionate, oppure non vanno un po' troppo fuori e poi ci si perde in altre mille cose? Che ci dici, Blakey? Ti devo chiedere di ripetere la domanda, perché ho avuto dei rumori fuori, non ho seguito l'ultima parte. Ah, vai tranquillo, no, dicevo Layer 2, R-Staking, no, tutte queste robe che stanno venendo sempre più fuori nell'ecosistema, verranno menzionate in qualche modo oppure sarebbe mettere troppa carne sul fuoco? No, verranno menzionate, non sappiamo per alcune di queste cose con quale livello di dettaglio, quindi per esempio robe come il restaking potrebbero non essere approfondite troppo, però ad esempio Layer 2 no, quello credo che sicuro saranno più approfondite del restaking. Non sappiamo ancora il livello di dettaglio, vogliamo dare tantissime informazioni, però per alcune comunque è impossibile in un solo libro avere tutto, soprattutto per quanto riguarda Ethereum, Bitcoin e in realtà qualsiasi cripto in un solo libro è davvero difficile da includere al 100%, quindi stiamo cercando di includere tutto. Vedremo il livello di dettaglio, per le cose che comunque non riusciamo a includere al 100% lasciamo sempre alla fine del capitolo i further readings, quindi potete andare poi a studiare anche cose che sono state leggermente introdotte nel libro e vi diamo comunque link, blog post, altri libri per poter andare a studiare ancora meglio le informazioni che vi diamo. Sì, anche qui, cioè secondo me l'idea è molto semplice in realtà, cioè voi dovete prendere Mastering Ethereum come un libro il cui tema è il protocollo proprio di Ethereum, quindi nel momento in cui si arriva a parlare di qualcosa che è comunque legato a Ethereum, ma che non è il protocollo, magari è incluso perché ha la sua rilevanza e viene trattato.
però non vi potete aspettare che andiamo ad approfondire chiaramente su quell'aspetto lì, perché l'idea è proprio approfondire il protocollo di, in questo caso, Ethereum, un po' come se voi andate a prendervi Mastering Bitcoin, fondamentalmente trovate tutto il protocollo di Bitcoin, tutto ciò che potrebbe essere rilevante ma che non è il protocollo magari viene citato ma non viene menzionato, come tutti i vari mixing che possono essere fatti, non sono mai approfonditi al 100%, immaginatevela abbastanza traslata come analogia, quindi protocollo core più magari accenno di qualcosa che non è protocollo core. E ragazzi, invece, qual è stata la parte più... Allora, avete detto che la parte più difficile forse è quella sul consenso, ma c'è un'altra parte, o quella che secondo voi sarà più complicata da esporre, o c'è qualcosa che in particolare vi imparanoia più delle altre, e se sì, che cos'è, o quali sono, no, proprio a livello vostro, qual è la cosa che vi siete detti, questa sarà difficile, questa sarà la sfida, qual è la sfida più grande nella scrittura di questo libro? In paranoia non credo niente, perché ho comunque molta fiducia non solo nelle mie abilità, ma quando io non riesco a fare qualcosa ci sono sempre Ale e Nico, quindi credo che comunque il team riesca a coprire tutto, quindi credo che riusciremo a fare un ottimo lavoro. E, difficile secondo me sarà rendere facili le zero knowledge proof. Quello è probabilmente uno dei capitoli che toccheremo per ultimo, credo. Secondo me quella sarà una parte abbastanza difficile, perché non sono un argomento semplice. Altri argomenti magari un pochino complessi erano già stati toccati da Andreas, li stiamo andando ad aggiornare e quindi comunque abbiamo una base da cui partire. Invece i capitoli nuovi sono sempre quelli che creano difficoltà, perché non hai una base, puoi effettivamente parlare di tutto ma devi decidere di cosa devi parlare. Quindi, secondo me la cosa più complicata ora sarà rendere facile le zero knowledge proof, ma in realtà credo che in generale sarà, come dicevo prima, rendere armonioso il libro, perché di nuovo stiamo scrivendo capitoli che sono stati scritti da due persone, in più noi ce li stiamo dividendo, quindi ci saranno 5 scrittori, l'obiettivo dovrebbe essere quello di non solo far passare informazioni al lettore finale, ma di non far trapelare troppo, che comunque ci sono state 5 persone che ci hanno lavorato. Certo, certo. Bello, insomma, una bella sfida, cavolo, bellissimo davvero. E io poi ho anche un'altra domanda, ragazzi, questa io la faccio, se volete non rispondere non mi rispondete, ma voi come verrete compensati anche per fare questo lavoro? Verrete incasserete dalle copie vendute, o c'è, non lo so, un fondo che vi supporta anche, no, in questo periodo di stesura, o non lo so, ci volete dire, no, com'è questa dinamica? Anche a questi livelli, che secondo me è interessante da capire. Onestamente, non ricordo, verremo pagati credo per copie vendute, ma non ricordo esattamente quanto né quali siano le condizioni, perché sia io che Ale ci eravamo detti dal primo momento, non so se verremo pagati, ma non ci interessa particolarmente, perché Andreas è stato ed è una figura importantissima di questo mercato, e poter aiutare il suo lavoro, a poter continuare il suo lavoro, è un qualcosa che comunque, come ho detto nel post, è credo l'annuncio più grande della mia carriera, non per una questione di soldi o forse anche di rilevanza, perché magari qualcos'altro che farò, che ho fatto, potrebbe essere più conosciuto, non ho idea, però comunque lui è la persona che ha permesso a me e a tantissime altre persone di entrare nel mercato. Già dall'inizio ci eravamo detti, non so se verremo pagati, ma non è importante. Sì, per... No, così, questo sono assolutamente... Prego. Così vi saluto anche io, purtroppo, questa sera, e appunto, senza scendere adesso nei contratti, di fatto è a percentuale sulle copie vendute, quindi chiaramente è il classico diritto d'autore, chiamiamolo così. Però appunto la cosa importante, o comunque la cosa più rilevante, in realtà l'importanza simbolica e morale a livello di onore, che chiaramente questa cosa, cioè essere l'autore di un libro del genere, poi ti dà sostanzialmente, no? E quindi
C'è chiaramente un contratto, cioè è fatto tutto in maniera seria, anche perché c'è dietro un editore serio, quindi non si è improvvisato nulla neanche da questo punto di vista, però dalla nostra parte, o comunque sicuramente dalla mia parte, ma posso estenderlo anche per Blacky, anche per Nico, c'è proprio più la questione legata proprio all'enorme onore nel poter rappresentare uno degli autori che poi ha scritto un libro del genere. No, ma certo Ale, Valecchi, sicuramente. Oltre al fatto che appunto anche solo da mettere sul curriculum, no, a presentarsi così, diciamo che è una chiave che in questo settore apre sicuramente diverse porte. E no, bello vedere comunque che, insomma, che le cose sono fatte per bene anche in un settore in cui spesso le cose sono fatte un po' a cazzo di cane, diciamolo così. E, insomma, ragazzi, una roba clamorosa, davvero. E, complimenti. Non Sì, c'è altro da no, dire. Io ragazzi, un vero orgoglio italiano, ragazzi. vi saluto nel mentre e comunque Grazie. insomma ci risentiremo. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Grazie mille, A Ale. presto, Ale. Ciao, Ale. Allora, io darei Irinel, buonasera intanto. Salutiamo Irinel, poi salutiamo pure Stefano. Ciao, Grazie, ho caro. salutato Mazza in modo affettivo. Mi ha fatto piacere che è venuto nello space del CryptoPub. Saluto anche Black e vi faccio i complimenti per il libro che andrete a fare. Quindi, comunque, Grazie che... mille, ma figurati. Oh, ma sti audit, mi raccomando, che poi se va bene, ma non ci sta Cobra collegato. Beh, non ci sta a fare gare, sta a fare Irinel. Fa gare. le pippe, Vero, sta a fare altro che le ieri gare. Blacky, l'ultima volta ci hanno detto che hai rubato il posto a Irinel praticamente quando sei andato a lavorare con Cobra, quindi sappilo di Sei questa faida doppiamente un interna. orgoglio italiano, compa. Oh, mi raccomando, questi audit che poi li devo vendere. E vendiamoli, vendiamoli. Io sto aspettando. Tranquilli, tranquilli. Gli audit vanno bene. Per chi non lo sapesse, non sono più con Aken, ma ora sono con Cobra. E quindi ora farò gli audit. Cioè, non con lui perché lui non li fa con me, però ora collaborerò con Cobra. Lo sanno, ma hai fatto Vabbè, tutto Blacky, l'audit? com'è lavorare con Cobra? Lui ha speso solo che del miele, che per te sappilo, cioè ha detto per 10 minuti quanto sia E allora onorato non lo e posso che botta di sfruttare, culo e abbia avuto a allora. trovarti. No, invece facciamo gli sciacalli, le canaglie. Com'è lavorare con Una Cobra? bellissima persona squisita. È una bestia come tutti ci immaginiamo, No, che ti ma manda le foto dei piedini alle 3 di alla notte. fine mi fa anche molto ridere come abbiamo iniziato a lavorare insieme, perché io sapevo poco di Cobra, Cobra sapeva poco di me. Ci siamo conosciuti qui sul CryptoPub perché io non avevo idea di chi fosse. E non abbiamo parlato troppo in privato, oltre il CryptoPub e qualche altra diretta insieme. E poi niente, ci siamo ritrovati che io me ne stavo andando da Aken. Lui cercava auditor e ci siamo uniti. E mi trovo molto bene a lavorare con lui, però mi fa molto ridere il fatto che praticamente abbiamo iniziato a lavorare senza effettivamente sapere molto l'uno dell'altro. Tipo, l'altro giorno stavamo parlando, mi stava parlando del suo sito, io gli chiedo qual è il tuo sito? E mi dice, come, non lo conosci? No, non sapevo neanche il suo nome, a dire il vero. Cioè, quello l'ho scoperto a Rimini. Guarda, noi siamo felicissimi del CryptoPub di averti aiutato a fottere il lavoro a Irinel. No, Questo per proprio noi è un un altro mondo, vero orgoglio. è giusto sia così perché giustamente devo innalzare il livello di competizione e di tecnica per poi vendere i servizi, perché vendere, se tu hai la Ferrari che ti produce le macchine e vendi una Ferrari è un conto, se devi vendere uno dell'Italia è un altro conto, hai capito? Sì, ma Irinel, stasera non c'è Cobra, è inutile che stai qui a sciorinare le tue capacità di vendita perché tanto Cobra non c'è, quindi. Mi voglio ricordare che ho dampato i miei NFT in faccia alle persone meno NFTignane del gruppo, tra cui te anche. Quindi posso Esatto, tra vendermi di l'altro. tutto. Allora, dai, io direi ritorniamo sul tema finché abbiamo qui il nostro Blacky e saluterei Stefano. Buonasera, Stefano, Buonasera a tutti. bentornato al palco. Buonasera a tutti, grandissimi.
Allora, io volevo dire un paio di cose. Intanto fare i complimenti, ovviamente, perché, insomma, per forza è una cosa, insomma, molto importante. Inoltre, insomma, una riflessione che mi sembra che tutta la DeFi parla italiana, però non stiamo in Italia. E questa è una cosa che un po' mi rattrista, perché se noi vediamo, cioè abbiamo tantissime persone di spicco in Italia, Blacky, Cobra, ma poi abbiamo pure Arduino, insomma, poi se vai a scavare sono quasi tutti italiani questi, però insomma, la DeFi la stanno facendo italiani, però la fanno all'estero. Questa è una considerazione un po' triste, però alla fine almeno la facciamo noi che siamo, sono contento che insomma gli italiani stanno dappertutto. E poi vabbè, un paio di domande proprio più specifiche su Blacky. Allora, forse non so perché mi sono collegato dopo, quindi mi scuso se è una ridondanza. Allora, fare questo libro, voi avete pure delle anticipazioni, perché nel senso non è Ethereum un protocollo morto che sta lì e allora uno lo racconta, ma soprattutto in questo periodo e con le prospettive che ci stanno, perché poi se noi ci guardiamo un attimo intorno, allora se stiamo qui nel Crypto Pub ci sembra insomma che stiamo andando to the moon, abbiamo insomma sempre nuovi, sempre più adozione e tutto, però se uno insomma esce e proprio gira proprio per l'Italia si rende conto che le cripto purtroppo non le conosce proprio nessuno, siamo molto early e quindi ci sono tanti passi in avanti da fare, e soprattutto Ethereum, insomma, è secondo me il protocollo che è più sul pezzo nelle innovazioni, no? Si parla tanto di account abstraction. Quindi tutto, cioè, quindi mentre voi scrivete esce nuova roba. Secondo me questa è la cosa da una parte molto figa, perché insomma uno penso che avrete qualche alfa che Paolone sicuramente cercherà di estorcervi, ma dall'altra secondo me è una difficoltà pure molto grossa, perché alla Ma fine non avrà mai. e quindi questo, ecco, questa cosa qui, che da una parte magari siete più aggiornati di tutti, perché, e dall'altra però è una difficoltà perché rischiate di scrivere una cosa che il giorno dopo può cambiare del tutto, no? Sì, in alcuni ambiti sì, ci sono capitoli che rimarranno molto molto simili, sono rimasti simili anche da quello che aveva scritto Andreas, come ad esempio come funzionano le transazioni, è cambiato qualcosa, però comunque la base è molto simile. Però per altri sì, quando uscirà il libro, quello che avremo scritto non sarà obsoleto, però sarà già cambiato un pochino. Il punto è che è impossibile far uscire un libro che richiede un annetto e mezzo, 2 anni di lavoro aggiornato, perché poi dovremmo continuare ad aggiornarlo costantemente, non uscirebbe mai. Quindi, come aveva detto Ale prima, per alcune cose stiamo prendendo uno snapshot, quindi diremo nel libro ci potrebbero essere aggiornamenti, ma questo è stato scritto in questo giorno e quindi descriverà la situazione che c'era in questo giorno. Altre cose un pochino verranno aggiornate men anche mentre le scriviamo. Quindi sì, è sicuro molto complesso da seguire. Decideremo man mano e anche caso per caso cosa aggiornare, cosa lasciare anche un pochino più obsoleto, perché è impossibile andare ad aggiornare tutto. Però sì, questa è una delle grandi difficoltà del libro. E poi, prima regola del pub, mai dare alfa a Paolone. Bravo, bravo Blakey, sempre sul pezzo, soprattutto le regole del pub. Sì, niente alfa Paolone, se ve lo chiedete nella galleria di fotografie, quindi mi raccomando, questo ricordiamolo sempre. Comunque sì, effettivamente non deve essere semplice. La prima domanda che mi facciano ogni volta che vedo qualche libro sul nostro settore, a parte i classici, no? È proprio questo, cioè è una follia come settore, no? C'è uno di quei settori dove se tu ti perdi un paio di mesi, praticamente è successo di tutto. Quindi il rischio quando uscirà un libro è che anche mentre stai scrivendo, no, cambiano le cose in corsa, quindi un po' c'è questa complessità, però fa parte del gioco. Tra l'altro, ragazzi, cioè, per chi si fosse in attesa della seconda versione, cioè, io direi la prima versione andatevela a leggere, perché secondo me è una di quelle, no, cioè, di quegli scritti assolutamente da
da leggere, da tenere in una nella libreria del buon crypto investitore. Gratuita su GitHub, nel contratto di Andreas, esatto. C'era scritto in particolare che lui la volesse anche rendere gratuita, e quindi la trovate anche gratuita su GitHub. Non so, io sto provando a rendere gratuita anche questa, non so se ci riuscirò, però vedremo anche se riuscirò a rendere gratuita la seconda versione come aveva fatto Andreas. Grande, grandissimo, io tra l'altro stavo cercando proprio tutto, tutto pagamento. Ecco, tanto ecco paga Paolone, no, giusto Wolf? Tanto paga Paolone, Paolone. Allora, credo di aver trovato la versione che dicevi tu su GitHub, quindi ve la giro qua nei commenti. Ragazzi, veramente, cioè, è un po' l'ABC. Magari, ecco, le parti un po' più tecniche non riescono un po' a seguire, si va avanti, però fondamentale, quantomeno dargli una lettura. Blacky, va, dici una cosa, anche se magari non riesci a fare la versione gratuita, un bel giveaway, no? Per il CryptoPub, 5 copie, magari firmate, autografate pure da Antonopoulos, cioè proprio così, la spariamo grossissima. Secondo te è una roba che si può fare oppure la facciamo? Dai, insomma, perché non si potrebbe fare? Firmate da Antonopoulos, bisogna vedere. Io gli ho già detto, appena lo faccio ti trovo ovunque tu sia. Ma firmate da Blacky, no? Che me lo faccio firmare. Il giveaway non credo sia impossibile. Onestamente, come ho detto prima, non me lo ricordo il contratto, quindi mi sa che c'era un tot di copie con cui lo possiamo fare, però non me lo ricordo. Non ricordo quant'era la percentuale che prendiamo, le copie. Ho letto il contratto, ho detto va bene, l'ho firmato e ho scordato tutto. Vabbè, insomma, quelle 5 copie Paolone le compra e poi le faccio firmare, ovviamente. Ah, no, anche da te, ha ragione Stefano. Sì, sì, no, ma figurati, cioè, quello non c'è assolutamente dubbio, le compriamo anche di più, insomma, non è quello il problema, non ci fermiamo davanti a questo. L'importante è che ci sia la firma vostra, no? Di tutti gli autori, quindi quello fondamentale. Dai, allora, quando per è che puoi uscire? Per noi tre ti posso dire di sì. Gavin Wood non credo firmerà niente relativo a Ethereum, ma non lo so. Andreas è più complicato, perché Andreas gira molto nel mondo, trovarlo è bello complesso, anche per quello ero appena tornato da Glasgow quando lo sono andato a trovare, ma ho detto ok, no, riprendo un aereo, ritorno lì, lo voglio incontrare, perché è molto complicato da trovare come persona. Bellissima, tra l'altro Blacky, se puoi riraccontarci questa storia, no? Perché l'hai raccontata, ma secondo me, cioè, bellissimo, l'aspetto umano di queste storie, secondo me è la parte più bella in assoluto, più ispirante anche per magari qualcuno che ci ascolta. Raccontacela, perché vale la pena. Ve la racconto con magari un pochino diversa, così, cioè, chi l'ha già sentita. Esatto, così ce la rivendiamo, No, allora, io sono, siccome ho sempre voluto supportare Andreas, sono nel suo Patreon e ero, non mi ricordo che grado, non sono tra i gradi più alti, però era un grado a cui posso accedere a chiamate con lui, mensili, chat con lui, Discord, quindi c'è la possibilità di comunicare con Andreas. E in una di queste chat, credo quella di Patreon, aveva scritto: ragazzi, io mi troverò a Glasgow, se volete ci andiamo a prendere una birra, ditemi se venite. E io ero tornato da forse 2 giorni da Glasgow, non ricordo da quanto, però ero appena atterrato, dopo un mese lì, e le birre erano 10 giorni dopo, quindi prima cosa ho pensato, porca puttana, potevi farlo prima. Ero già lì, non dovevo prendere un aereo. Classico. Seconda cosa, per un'oretta ci ho pensato, quindi ho detto che okay, non so se voglio riprendere un aereo, anche perché per chi non mi conosce viaggio molto, quindi prendo qualcosa tipo una decina di aerei al mese, anche di più a volte, e quindi non sapevo se mi andava di prendere un altro aereo, perché poi non c'è il diretto, io abito a Bari, quindi non c'è mai il diretto, quindi sono sempre 15 ore di volo tra gli scali, quindi 15 ore per andare, 15 per tornare, sempre un casino. Quindi per un'oretta ci ho pensato, ho detto ok, forse ci vado, forse no,
dopo un po' ho detto che basta, non ci voglio pensare più, lui è la persona grazie alla quale sono in questo mercato, lo voglio conoscere le persone, voglio fare queste birrette, vediamo come va. Quindi ho preso gli aerei, ho preso l'hotel e sono andato. E niente, quindi poi sono arrivato là, eravamo in tre, io, Andreas e Hannibal. Hannibal era un suo vecchio collaboratore, anche molto forte anche lui, e abbiamo parlato di tantissime cose, quindi in realtà Andreas è un personaggio davvero figo, non è il classico nerd che ti puoi aspettare, un po' sullo spettro dell'autismo, non è quel tipo di persona. È davvero figa come persona, come la pensa su tantissime cose, e quindi abbiamo parlato per, non mi ricordo, forse 3 ore, 4 ore, e in queste 3 ore, 4 ore mi era venuto di chiedere appunto di mastering Ethereum, il perché non fosse aggiornato, cosa che, come avevo detto prima, avevo già fatto qualche giorno prima nella chiamata mensile di Zoom, però non avevo ricevuto vere risposte, e niente, quindi là ho visto un'occasione, ho detto guarda, te lo faccio io, metto su un team, scrivo tutto io e te lo aggiorno. Bellissimo, bellissimo. Io, insomma, quando sento queste storie così, mi viene sempre in mente, no, la tipica frase che si dice, che le occasioni vanno cercate in qualche modo, no? Devo dire che ne è valsa assolutamente la pena, ma secondo te, no, cosa è stato l'aspetto che in qualche modo è riuscito, no, prima nella prima chiamata, nel primo tentativo di capire cosa fosse successo, come mai non avesse fatto una seconda versione di Mastering Ethereum, perché non ti aveva risposto, e poi addirittura la seconda volta è stato, no, propenso proprio a proporti questa possibilità, l'aspetto umano, magari il conoscervi di persona. Un po' l'aspetto umano, un po' perché comunque Andreas conosce tantissime persone, quindi sì, avevo parlato con lui qualche altra volta nelle chiamate Zoom, però non è che siamo amici, quindi non sapeva chi io fossi, avrà letto il mio nome qualche volta, però diciamo non eravamo amici, tuttora non siamo amici, però lo conosco molto meglio. E quindi nelle chiamate è anche più complicato, perché la sua community è molto più Bitcoin centrica, quindi le chiamate sono molto più o su Bitcoin, sugli aggiornamenti di Bitcoin, su come tenere sicura la chiave privata, quindi tante altre cose che non riguardano Ethereum, difficilmente si parla di Ethereum o praticamente mai, e quindi magari poteva non essere il luogo, anche perché in chiamata erano una quarantina di persone che potevano non essere interessate a mastering Ethereum, quindi possibilmente anche per quello. Un'altra roba è che comunque mastering Ethereum ha creato tanti problemi ad Andreas, perché è stato un po' ripudiato dalla community tossica di Bitcoin, e è uno dei motivi per cui non va più alle conferenze, perché la community tossica di Bitcoin, anche se Andreas ha fatto tantissimo per Bitcoin stesso, non gli è andata giù che abbia scritto anche mastering Ethereum, e quindi gli hanno dato dello shitcoiner, gli hanno detto di tutto e di più, quindi magari era anche un libro che non voleva lui toccare, oltre ai motivi che mi aveva dato personali per non poterlo scrivere effettivamente. Beh, io non mi esprimo su questo. Non ci esprimiamo. No, lascio per me questo. No, vabbè, però effettivamente no, è una cosa che mi ha incuriosito fin da subito, anche perché comunque Antonopoulos, nonostante tutto, nonostante i soliti idioti che hanno sempre lì da ridire, vabbè, questo purtroppo fa parte di una realtà che conosciamo, ahimè, anche troppo bene, però a parte questo, comunque rimane sempre un caposaldo per l'intera community di Bitcoin, e in più c'è anche, no, Gavin Wood, che io non avevo, non mi ero accorto che c'era anche, no, in questa seconda stesura di Mastering Ethereum 2.0, per così definirla, no, cioè, come ce lo, se ce lo puoi spiegare ovviamente, come ce lo spieghi la sua presenza, nonostante lui sia verticale poi su Polkadot e
anche, vabbè, quella di Antonopoulos, lui oramai ci ha raccontato questo retroscena, quindi sull'aspetto di Antonopoulos conosciamo già questo retroscena su come lui vive questa doppia vita, perché poi purtroppo ci si deve sdoppiare, no? Da bitcoiner non si può più, ahimè, avere un rapporto con altre robe, però quella di Gavin Wood, cioè, mi incuriosisce, no? Come in che modo interverrà. È un cofondatore di Ethereum, è uno dei 7 cofondatori. Sì, sì, chiaro, chiaro. Però poi si è completamente distaccato, no? Sì, però l'altro è uscito nel 2018, iniziato nel 2017, e ai tempi era ancora, aveva appena finito, no, non appena, però aveva finito da poco di scrivere lo Yellow Paper, era comunque ancora molto in Ethereum, stava ancora lavorando a Paris, quindi comunque era ancora uno dei capisaldi di Ethereum. Se non ricordo male, comunque stava già pensando a DOT, però comunque ai tempi, quando è stato scritto e pubblicato, era comunque una persona molto importante nell'ambito di Ethereum. E in questa seconda edizione invece rimarrà semplicemente per una questione, no, di forma il suo nome, oppure comunque interverrà in qualche modo? Non interverrà per ora. Io avrei molto piacere se volesse intervenire, potrebbe intervenire, però è complicato comunicarci, perché comunque è una persona che lavora tanto. Andreas già stava cercando qualcun altro per fare la seconda edizione di Mastering Ethereum, aveva chiesto a Vitalik stesso, che ai tempi, quando gli era stato chiesto, non poteva per tempo, aveva chiesto a Gavin Wood, per stesso motivo, quindi per questioni di tempo non poteva scriverlo, quindi se lui mi dovesse scrivere, mi dovesse chiedere voglio partecipare, accetterei molto volentieri, però dubito che anche un poco il tempo di farlo. Un poco te la tiri, però dai, cioè, un pochino così, dove sei stato no, fino ad ora? Ho già provato a contattarlo anche tramite Andreas, però è una persona che lavora molto e è complicato da contattare. Ci può stare, vabbè, insomma, lo capisco perfettamente. Allora, Paolone, che dici? Hai qualche domanda? Io do un'occhiata. No. Volevo dire su questo che io stesso ho provato più volte a contattare in realtà Antonopoulos, ma è impossibile. Infatti poi Blacky è saggio, che c'è entrato nel gruppo di Patreon. Maniera assolutamente assennata, perché lui, quantomeno ultimamente, è assolutamente irraggiungibile, per quanto sono stati i miei tentativi. Io trovo molto interessante anche questo modo di fare che hai, Blacky, a cui tutti ci possiamo ispirare, che è appunto, cacchio, voglio incontrarlo, cosa me ne fotte, prendo l'aereo. Sì, ha un costo di tempo, ha un costo di energia, ha un costo economico, ma poi quando si osa, come diceva Wolf, poi i risultati arrivano. Lo stesso quando vogliamo conoscere qualcuno, è sempre meglio dare prima di chiedere. E, insomma, tanti tanti spunti interessanti, Blacky, davvero. Davvero bellissimo. E anche lì, poi mi chiedo anche lì, insomma, cosa sarà così impegnato a fare, perché anche, insomma, si vocifera che stia facendo questo progetto, che però no, è tutto imboscato, lo vedremo. Esatto, però trovo anche estremamente interessante. Cosa avrà da fare che non ci risponde? Cosa avrà da fare? Esatto, sarà lì, io me lo immagino sull'isola con 7-8 stangone. Che fa le sue cose, ragazzi, sono troppo occupato, scusate, con lo champagne versato sulle tette, vabbè, a parte questo, no, trovo assurdo, io credo che sia interessante comunque mettere l'accento su questa cosa, che nonostante sia Antonopoulos, sappiamo tutti chi sia e quanto abbia contribuito alla crescita di questo mercato, e al tempo stesso appunto la comunità di Bitcoin sia comunque così scettica. È una cosa davvero incredibile, soprattutto nei confronti di una persona come lui, che tutto credo si possa mettere in discussione, tranne insomma il contributo che ha dato, le intenzioni che ha come essere umano, a prescindere da tutto quanto, insomma, dimostrate con i fatti. Però vabbè, siamo ancora giovani come spazio, ci sarà tempo. Spero questo ha ispirato diversi commenti. Non so se qualcuno ha aperto il microfono, ho sentito
Beh, ragazzi, casomai non credo. Intervenite pesantemente, però dico, ha ispirato diversi commenti, perché Alan, che in realtà è Daniel, ha scritto: strano che per l'ennesima volta abbiamo la conferma che la community tossica di Bitcoin faccia schifo, e me lo chiedevo quando sarebbe arrivato il nostro Simo Crypto. Simo, dovresti scrivere Mastering K. Secondo me è un'ottima idea, comunque, cioè, a parte gli scherzi, no? Secondo me può essere interessante. Anche lo stesso Marco Crotta sta approfondendo sta facendo dei video proprio a tal riguardo. Scrive Simo: il modo di fare dei bitcoiner mi ricorda le liste di proscrizione degli antichi romani. Insomma, ragazzi, diciamo che non ci sono delle belle. Hai scatenato l'inferno, Blakey, con sta storia. No, vabbè, a parte gli scherzi, è veramente, insomma, vergognoso. No, ma in realtà l'ho scatenato anche perché mi hanno fatto incazzare, perché io l'avrei potuto conoscere anche prima, perché lui ha smesso però di andare alle conferenze per roba del genere, e quindi io non lo posso trovare alle conferenze, e quindi non mi piacciono. Io sarò tossico contro i tossici. Oh, ma è così, bravo, così, no? Dai, follia, no? Cioè... Una roba da insomma, tutto si capisce tutto, ma non esageriamo. Cioè, benissimo tutto quanto, ma non esageriamo. Tra l'altro, Wolf, hai menzionato Simo, che mi sembra qualche tempo fa avesse fatto un retweet o avesse postato un video di lui, che Simo dice, confermaci se è vero, che ha chiesto in live a Tizianone Tridico se Caspa distruggerà Bitcoin un giorno. Dacci la conferma se eri tu, visto che quello c'era. Ma un altro alias che gli ha fatto questa tanto... domanda. No, è sempre la mia figura. Simo che parla di Caspa, cazzo, c'è uno, cioè proprio è il Simo quello di Caspa, già potremmo chiamarlo subito identificabile. Ma pure da Luca, cioè io lo vedo Simo pure da Luca, da tutti i commenti, grande Simo, sempre presente, ci va. Grandissimo. No, vabbè, comunque, a parte tutto, pienamente d'accordo, Blakey. Io non so per quale motivo poi ci siano questi tribalismi, ma anche con gente che oggettivamente, no, ha portato avanti un settore in maniera, cioè, come dicevo prima, quello mastering Bitcoin, mastering Ethereum sono veramente, no, cioè, due opere massime per iniziare a muoversi in questo settore. Non immagino neanche come si possa trattare in questo modo l'autore. Allora, Simo, eccolo subito lui col ditino sul tastino per la richiesta. Buonasera, Simo. Buonasera, vi tolgo subito la curiosità. Sì, ero io quello con Tridico, il commento. No, ma perché non mi dire. Ce n'era un altro utente che mi scimmiottava un pochettino con Luca Crypto Gateway. In quel caso non ero sempre io, però la maggior parte delle volte sì. Le domande tossiche mie le vedete sempre con distruggere Bitcoin, cancellare Bitcoin dalla faccia della terra. Se vedete quello, sono io. A prescindere che mi chiamo Zio Pasquale, Peppino. Se leggete quel tipo di postazione, è la domanda. Quindi mi auto... Con uno dei suoi 1000 account non bannati. In uno di questi account, se non sbaglio, hai anche la vestaglia, no? Questo è un riferimento questo riferimento che solo gli OG del pub possono come fai a non sapere che è il vestagliato. Carlone non c'è più, quindi è il vestagliato, ma il biondo che fa impazzire il crypto Twitter italiano, cioè uno che contro un biondo contro Bitcoin, c'è, cioè, il crypto Twitter italiano. Aspetta, non sto capendo, no giuro, che cos'è questa cosa? In DM qualcuno ti dirà sicuramente. Qualcuno spieghi a sì. Comunque ti fa onore questa cosa da un lato, dall'altro vuol dire che non vieni abbastanza, sì, ma non è vero, ci sei sempre, come hai fatto a perderti questa cosa, ma vabbè. Probabilmente stavo scrivendo un altro capitolo di Mastering Caspa. Mi devo abbandonare. Blakey, grazie mille per essere venuto stasera, è stato un piacere veramente. Piacere mio, ragazzi. Blakey, posso farti una domanda in chiusura? Vedo, ho notato adesso che c'è nell'audience, fammi controllare, Sons of the Fi. Ecco, ma perché finiti gli space, aspetta, vado a controllare, perché avevano fatto qualche space, ecco, vedi, l'ultimo è di gennaio scorso addirittura. Allora. E io mi ricordo... Allora. Che lì, aspetta, fammi andare a controllare. Infatti, all'inizio loro avevano scritto una serie di numeri e cifre, chiamiamola così, creando un hype pazzesca.
E poi cosa è successo? Ci sei tu dietro questo account? Sì, ci siamo in 5. Il punto è che siamo in 5, tra cui ci sono Massi e Matte di, anche di, che lavorano con Luke, Ale di Bitcoin Terra e Dan. E il punto è che non ci troviamo mai. Cioè, tipo ad esempio Ale, in realtà tutti, però ad esempio Ale è fortissimo sulla DeFi, sarebbe fighissimo fare contenuti con lui, tutti sono molto preparati, solo che noi questo progetto l'abbiamo iniziato a gennaio 2023, abbiamo fatto i primi podcast registrati che nessuno ha mai avuto lo sbatti di montare. Quindi a gennaio 2023 parlavamo di Eigenlay, ah, sono quelli, roba del genere, che poi ci sono dimostrate essere le narrative. Però ad esempio quel podcast registrato non l'avete mai avuto perché nessuno l'ha mai montato. E quindi a una certa ci siamo detti, ok, ne abbiamo registrati tipo 5, non li abbiamo mai montati, non li monteremo mai, facciamo gli space. E non ci siamo trovati neanche con quello, quindi tendenzialmente... Come è partita la bull run, avete iniziato a allungare tutte le meme coin, non c'era tempo, non c'era davvero tempo da perdere con gli space. Dai, peccato però. No, era un progetto molto figo, però stiamo registrando, posso dire parolacce, perché noi così ci definiamo cazzoni, siamo tutti 5 cazzoni e quindi... Non ci siamo trovati con il tempo, magari qualche volta rifaremo space, però trovarci settimanalmente è complicato. È impossibile, ci credo, quasi impossibile. Comunque Blacky, se gli episodi, perché mi ricordo ci avevi già accennato questa cosa in un altro space, se sono rilevanti, adesso c'è una cosa che si chiama AI, che anche noi adesso cercheremo di implementare, magari per montare anche i vecchi space che abbiamo, per renderli un po' più fruibili, e alla fine ci sono dei tool che funzionano abbastanza bene, piuttosto che non averli, così la volevo buttare lì. Comunque Blacky, grazie mille di essere passato e ancora complimenti numero uno. Cazzo. Grazie mille a voi per l'invito. Blacky. Ciao ragazzi. Sì, grazie mille e mi raccomando, non dimentichiamo il libro di giveaway per la community del pub. ti veniamo a cercare, ti mando questa. Sì, esatto. Solo se paga Paolone. Ovvio. Solo se paga Paolone. Tranquillo. Non c'è neanche il piacere. Ciao bello, buona serata, grazie. Ciao.